scende in campo la Vigo, questa sfida che si preannuncia davvero avvincente. Un saluto da Piero Gibardo e Stefano Nava. Ciao a tutti. Spesso queste partite regalano emozioni incredibili, speriamo sia così anche stavolta. Stefano, quali sono le tue considerazioni sulla squadra di casa? I loro tifosi hanno sopportato la prima parte di stagione piuttosto deludente, ma sono certo che ora si aspettino di vedere una squadra più combattiva, capace di lottare per tornare nelle zone alte della classifica. Vediamo la formazione titolare. Si schierano con il 3-5-2, centrocampo robusto. Hanno imbottito il centrocampo, prevedo grandi difficoltà a giocare palla a terra nel mezzo. Occhio al contropiede. Mauri. Punta l'area. Ottimo recupero del pallone. Coda. Palla sul palo e poi in gol. Palo gol, niente da fare per il portiere. Difficile arrivare su queste conclusioni, è stato bravo e fortunato qui l'attaccante a trovare proprio l'angolino. La regia ci ripropone il gol da un'altra angolazione. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Blanchard. Guadagna metri verso l'area. Cercano il buco della difesa avversaria. Ottima la copertura. È stato fermato dal difensore. Manovra interrotta dagli avversari. Coda. Occhio al suo movimento. Buono il cross. Ha calibrato malissimo il cross e la difesa ha avuto vita facile. Continua il tiki-taka alla ricerca del momento giusto. Occhio, cerca l'area di rigore. Può essere... Sono avanti grazie a questo gol. Ha saputo trovare l'angolino basso sulla sinistra con grande precisione grazie a una conclusione davvero potente. Possiamo apprezzare meglio il gol visto anche da un'altra prospettiva. Il punteggio adesso è di 2-1. Tocco di ritorno. Caracciolo. Manovrano elegantemente con questa serie di passaggi. Ha spazio per tirare. Ha perso il pallone. Ci saranno 2 minuti di recupero. Continuano a girare palla cercando il momento giusto. Zito! Traversa, pallone ancora in gioco. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi. È tutto pronto, comincia il secondo tempo. Vitale. Guadagna metri verso l'area. Ottimo intervento difensivo. Zito restituisce bene il pallone. Cercano col tiki-taka il momento giusto. Arriva l'intervento dell'arbitro. Difensore fa su il pallone. Meinala! Manovra interrotta dagli avversari. Possono costruire qualcosa di buono da questa rimessa laterale.
credo che questo sia proprio il momento giusto. Può metterla da lì. Ottimo l'intervento del portiere. E c'è il tiro. Il portiere dice di no. Vedremo se riusciranno a sfruttare questa rimessa. Minala. Apre sulla fascia. Coda. Occhio di testa. E il pallone entra. Ed è gol. Bravo e fortunato qui a trovare il gol pochi minuti dopo il suo ingresso. E l'allenatore starà gongolando per aver indovinato il cambio. Fortunato. Grande caparbietà, hanno voluto davvero questo gol con tutte le loro forze. Nel posto giusto, al momento giusto. Il portiere era stato bravo a salvare il primo tiro, ma l'attaccante si è avventato per primo sulla ribattuta e non gli ha lasciato scampo. Quarto gol della gara che fissa sul 3-1 il punteggio. Tackle con il pallone che termina dunque in fallo laterale. È stato fermato dal difensore. Minala. Ha metri a disposizione. Minala! Rete! Splendida rete! Dopo una splendida giocata si ritrova davanti al portiere. Non si può fallire da lì. Bella per carità la conclusione dell'attaccante, ma ci sono le responsabilità del portiere che non ha coperto la porta. Pierluigi hai ragione, in effetti è stato protagonista di un'uscita scellerata e gli è costata il gol. Ci sono metri a disposizione. Attenzione al tiro! Caracciolo, c'è spazio per andare. Torre Grossa, colpo di testa debole che non impensierisce il portiere. Beh, difficile segnargli da lì, dai. Vitale. Sono tre i minuti di recupero. Ecco il tiro, una parata incredibile. Coda. Palla vagante. Eccolo il fischio. 4-1 il risultato finale. Possono essere più che soddisfatti del risultato anche per la qualità degli avversari. È vero. Le due squadre si equivalevano. E una loro vittoria non era affatto scontata. Ha giocato bene dando un contributo più che positivo alla squadra. Può essere soddisfatto della sua prestazione e del risultato finale. I gol alla fine potevano essere due. Ma i legni della porta gli hanno negato la gioia della doppietta personale.